Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per il momento dovrebbe averci raggiunto il sindaco Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena. Ben trovato, sindaco. Buon pomeriggio. Eccoci. Grazie. Qua. Allora, per chi non lo sapesse, il sindaco Muzzarelli ha scritto una lettera, una vera e propria richiesta d'aiuto. E la lettera era indirizzata alla presidente Meloni, al ministro dell'interno Piantedosi. E io, sindaco, lo definirei un grido d'aiuto. Mi aiuti lei a spiegare bene? Sì, è un grido per provare a cambiare le politiche sull'immigrazione del nostro paese, perché ancora una volta tutte le discussioni, le riflessioni che si fanno da voi ricadono sui territori in modo pesante. E quando ricadono sui territori in modo pesante, senza un governo dei processi, tutto diventa difficile. Allora, la sua lettera parte dopo la morte di un sedicenne pakistano accoltellato appunto a Modena. E lei dice, esatto. Qui insomma si sottovaluta, si fa il gioco dello scaricabarile, ma chi è che sottovaluta la situazione dei migranti nel nostro paese? Beh, devo dire il Parlamento e il Governo sicuramente, perché purtroppo prima, durante e anche con questo, perché noi abbiamo un problema enorme, vede, qui arrivano dei minori stranieri non accompagnati, quel ragazzo, e mi piange il cuore da padre e da sindaco, aveva meno di 17 anni ed era arrivato il 5 di dicembre con un giro del mondo dalla Turchia alla Grecia fino a qua. E io alla ministra Lamorgese prima, al ministro Piantedosi dopo, ho raccontato cosa sta accadendo sui territori. Ho detto che queste persone arrivano da un lato, diciamo tra virgolette, con i barconi e dall'altro arrivano con i permessi di soggiorno turistico, dove le famiglie vengono qui dall'Albania, dal Pakistan, dal Nord Africa, lasciano quei figli davanti alla polizia e alla fine quei figli diventano i figli del sindaco. Io ne ho 250, non reggiamo più e abbiamo bisogno di trovare una soluzione. E la cosa più scandalosa è trovare nel mese di marzo che sono arrivati 200 nuovi stranieri, quelli che sono sbarcati senza neanche il kit di sopravvivenza. E contemporaneamente una circolare del Ministero dell'Interno ha messo fuori quelli che sono nel CAS, dopo due anni li mette fuori, gli dà una borsa e li abbandona. Allora, o si definisce un'altra politica dell'immigrazione per cercare oppure di lei dice le realtà poi lavorare. Cittadine non ce la fanno, esplodono. Non ce la facciamo, perché avete parlato di formazione con la ministra Lamorgese. È stato fatto un accordo con l'ANCE per fare corsi per diventare edili. Io sono uno dei pochi comuni in Italia che ha fatto attivare il corso di formazione. 12 di questi 250 sono già a lavorare come muratori. Ho chiesto degli altri corsi adesso. Li sono andato a trovare il ministro Piantedosi, gli ho consegnato lo stesso dossier. Gli hanno dati? No, ad oggi neanch'uno. Ho chiesto 4 corsi alla regione Emilia-Romagna, che me li ha finanziati per giugno, ancora in edilizia, montaggio meccanico, verde, ristorazione, per dare un minimo di formazione, oltre alla okay. lingua. Aspetti, sindaco, che voglio coinvolgere i miei ospiti, no? Senatore Sallemi. Adesso, noi stiamo ospitando il sindaco di Modena, però non è che la realtà di Modena sia diversa da quella di moltissime altre città, piccole o grandi che siano, le quali fanno i conti con sbarchi che sono diventati oggettivamente tanti, tantissimi, crescono i numeri giorno dopo giorno, e l'impossibilità o comunque fondi, dice l'ANCI, insufficienti per gestire l'accoglienza. Io capisco completamente quello che dice il sindaco, lo comprendo, è un problema che, come dice l'ANCI, vivono tutti i comuni italiani, soprattutto le grandi città. E quello che abbiamo, però, mi consente di dirlo senza retorica, e capisco perfettamente quello che prova un amministratore in trincea, perché oggi i sindaci sono tutti in trincea sul tema. Il problema noi l'abbiamo sempre ritenuto e sostenuto, il problema dell'immigrazione incontrollata, l'aumento di flussi, l'aumento di clandestini, genera insicurezza sui territori. È automatico, perché nel momento in cui arrivano delle persone, entrano in hotspot,
vengono presi in un centro d'accoglienza e poi vengono dopo un determinato periodo buttati fuori o fuggono al controllo, una piccola parte tenterà di andare nell'Europa del Nord, l'altra parte bivaccherà nelle città cercando di delinquere, creando problemi e difficoltà. Ecco perché noi sostenevamo, cercheremo di farlo con questo decreto, si spera che con questi nuovi punti, che oggi c'è una riunione tra l'altro al Consiglio dei Ministri, la presenza di Tajani, Piantedosi, il Presidente del Consiglio, Salvini, per cercare di capire quali sono i nuovi punti da sviluppare per andare incontro anche all'esigenza dei sindaci. 28.000 sbarchi ad oggi, paragonandolo ai 6.000 dello stesso periodo, e probabilmente c'è un rischio di ulteriori arrivi. Se scoppia la Tunisia, ne arriveranno probabilmente a 900.000, e tutti in Italia, mi creda. C'è un articolo che leggevo stamattina, sarò brevissimo, dove diceva che sapete quante sono le persone che Malta ha ospitato o quanti extracomunitari ha preso sotto il suo controllo? Uno, a fronte di quello che prendiamo noi. E quando avvengono gli sbarchi nelle zone SAR, ci sono imbarcazioni nelle zone SAR maltesi, neanche lì soccorrono. Aspetto, no, no, ma quello ne siamo consapevoli, però non credo che il punto sia replicare modelli che non ci piacciono. Ma infatti voglio dire, bisogna trovare una soluzione, non bisogna farli partire. E bisogna fare in modo che chi arriva in Italia venga incluso, come dice il sindaco, e bisogna fare in modo che le regioni e lo Stato per primo possa consentire ad avere questi corsi di formazione e consentono di inserirsi nel mondo del lavoro. Ricordo al senatore Sallemi, purtroppo io ho qualche anno che faccio questo mestiere, non bisogna farli partire, l'ho già sentita. Sì. E non ha funzionato in passato, vediamo se funziona adesso con questo noi governo. Noi governiamo da 100 giorni. Infatti vediamo se funziona con questo governo, però così a occhio, per evitare che partano, tu devi fare accordi che oggi dovresti fare con la Tunisia, quindi passando per il resto d'Europa e per il Fondo Monetario Internazionale, per sbloccare danari a sufficienza, per fare in modo che quella crisi non si riversi sulle nostre coste. Hai fatto degli accordi con la Libia, eppure lì parliamone, belli belli non sono, tra l'altro ci sparano dalle motovedette che gli diamo noi, ma insomma poi uno chiude un occhio, li chiude pure tutti e due e spera che ne arrivino di meno, però non è una cosa che si risolve di sicuro domani mattina, quindi nel frattempo noi abbiamo il problema dei sindaci, abbiamo il problema di salvarli in mare, abbiamo il problema di non ripetere Cutro, nel frattempo abbiamo questa realtà qui, Alessio. E nel frattempo le persone...